Su fuoco. Io, prima di entrare proprio nel discorso del regionalismo, volevo un attimo riflettere su quello che ha detto lei, Presidente, vedendo da un punto di vista mio, e farò una veloce carrellata storica, non per fare storico perché non lo sono, ma io penso che per capire questo momento molto particolare, che secondo me troppo spesso viene denominato un momento di crisi, che lo può essere, però è soprattutto un momento di grande sfida. E bisogna capire, a mio avviso, io ho riflettuto molto negli ultimi mesi, negli ultimi anni, perché siamo arrivati a questa situazione, che è abbastanza chiara, situazione di Brexit, una situazione dove in ogni elezione europea dobbiamo temere derive nazionaliste, e lo sentiamo un po' anche qui, poi quando parlerò di regioni molto mi concentrerò su questa questione del nazionalismo. È chiaro che questa Unione Europea nasce da un momento del tutto particolare. Normalmente le nazioni, le unioni hanno un founding moment, la guerra civile, per esempio, degli Stati Uniti, finita con la grande dichiarazione sugli Stati Uniti d'America. In Europa non è stato così. C'è stata una generazione di politici che, impressionata dalla prima metà del secolo scorso, hanno voluto creare un mondo nuovo. E lo hanno fatto sulle macerie effettive e sulle macerie nelle menti della gente. Io racconto spesso, molto impressionato, qualche anno fa, sono stato a colazione con un mio amico che è nato nel 1947, 48, cosa del genere, adesso presidente del Partito Popolare Europeo, a suo tempo capogruppo del Partito Popolare Europeo in Parlamento Europeo, Josef Daul, che è un alsaziano di lingua tedesca, quindi francese, alsaziano di lingua tedesca, famiglia tedesca. E lui in questa colazione, così parlando un po' dell'Europa, ha detto: ma sai cos'è il primo momento dove io mi ricordo dell'Europa? Ha detto: è stato, noi siamo stati a casa a sentire la radio, perché in quel periodo non c'era ancora la televisione, si sentiva la radio. A un certo punto c'era una notizia sulla radio e dicevano che i grandi di allora, quello che poi sono diventati i padri fondatori, gli Adenauer, De Gasperi ed altri, si sono incontrati a metà degli anni 50 e hanno preso una decisione importante, che anche lui si ricordava quale sia stata, comunque una decisione importante che poi ha portato al Trattato di Roma. E suo papà di questo Josef Daul, quindi generazione della guerra, di lingua tedesca, alsaziana, ha detto alla sua famiglia: se questi qui, questi politici che non capiscono niente, se questi qui pensano che io in vita mia darò ancora la mia mano ad un tedesco, si saranno sbagliati. E io penso che in questa frase c'è tutto, ci sono tutte le fondamenta, c'è la base su quale costruito questo. Era distrutto tutto in Europa. Erano distrutte le case, però erano anche distrutte le persone, era distrutta la civile collaborazione. E poi, per fortuna, e adesso vado a grandi tratti perché non mi interessa la storia, mi interessa più capire perché, il perché di questo momento. Poi l'Unione è entrata in una fase di un periodo, diciamo, di grande apertura in Europa. Gli anni 60, 70 sono stati contrassegnati da una generazione che volevano aprire, volevano abbattere, volevano finire con i confini. Quindi è stato un periodo di grande possibilità per l'Unione Europea. Le cose sono andate come sono andate, l'Unione si è allargata. Arriva l'anno 1989, da un giorno all'altro, da un mese all'altro, cambia questa Europa.
E forse oggi non ci rendiamo conto che tutto quello che oggi chiamiamo globalizzazione non è immaginabile senza l'anno 1989. Perché in un mondo contrapposto di due forze militari che si stanno contrapponendo e dettando il destino del mondo, l'idea della globalizzazione non aveva spazio, era impossibile immaginarlo. Viene questo anno 1989. In questo momento io sono convinto, e ne farò una riflessione dopo quando parlerò di migrazione, per fortuna è un momento dove l'Europa, e sono convinto che con quello che ha detto lei, è un'Europa dove le istituzioni funzionano. Un mondo contrassegnato da grandi spiriti politici. In questo momento bisognava prendere decisioni estremamente importanti. E se qualcuno oggi mi dice che questo flusso migratorio, difficile che sia la sfida più grande che l'Europa abbia mai vissuto in termini di migrazione, forse non si ricorda i milioni, milioni di persone che stavano davanti alle nostre porte dell'Europa di allora e della gestione di allora. Però c'erano i Kohl, c'erano Mitterrand, c'erano i Thatcher, non ci sono oggi. A livello di stati nazionali non ci sono. Si sono prese decisioni importanti. E qui poi comincio un po' la mia memoria personale, perché ero giovanotto in quel periodo. Le paure erano abbastanza consistenti che questa apertura non potesse funzionare. Cioè, non è che tutti qui in Europa eravamo tutti contenti che adesso abbiamo nuovi stati membri, che non era così. Però questa apertura degli anni 90, l'avvicinamento di alcuni dei stati che sono seguiti all'Unione Sovietica e venivano dal Patto di Varsavia all'Unione Europea, è stato un enorme successo. L'Unione Europea ha avuto un periodo dal 90 al 96, no, 2006, 2000, 2007, 2008, un periodo di 15 anni di grande successo. E io penso che il vero errore che in quel periodo era che non si è sfruttato quel periodo per cambiare le istituzioni. Quello era il periodo buono. E non è che non si sono cambiati perché non si capiva che questo è un momento nuovo. Si voleva cambiare. C'era la proposta della Costituzione. Fallita a causa del nazionalismo. Fallita perché gli elettori francesi non hanno votato contro la Costituzione europea. Hanno votato contro Chirac. Volevano dare una bastonata a Chirac. Come gli italiani non hanno votato contro la nuova Costituzione, volevano dare una lezione a Renzi, la stessa cosa. È successa la stessa cosa quando è stata bloccata la Costituzione europea. Si è fatto il Trattato di Lisbona. Arriva la crisi economica nel 2008, non europea. Un po' frutto, sinceramente, un po' frutto di questo lungo periodo di benessere, di liberalizzazione, di globalizzazione. Perché tra l'altro in questo periodo è successa un'altra cosa, in questo periodo c'è stato uno sviluppo con enorme velocità di tutto il mondo informatico. Io dico spesso una cosa che mi ha molto impressionato: noi abbiamo fatto 2 o 3 anni fa in Parlamento Europeo una nuova direttiva, cosiddetta MiFID, che regola i mercati finanziari. E questo regolamento, da un certo punto, ci sono tante cose, a un certo punto dice che tutti noi, tutti quelli che operano sui mercati finanziari, se comprano un'azione, se comprano qualcosa, un titolo finanziario, lo devono tenere per almeno
mezzo secondo. Lo possono rivendere solo dopo averlo, mezzo secondo dopo che l'hanno comprato. Immaginatevi questa cosa 10 anni fa. Non era possibile rivendere dopo mezzo secondo. E si vedeva sulla piazza di Francoforte, si vedeva sulla piazza di Milano. Io, se volevo comprare un titolo finanziario a Shanghai, dovevo telefonare lì e chiedere quanto costa in questo momento. Però questo mondo informatico ha creato nel mondo finanziario una bolla speculativa incredibile. Nel 2008, il 20 settembre 2008, esplode questa bolla. Con il fallimento di Lehman Brothers, questa crisi finanziaria esplosa negli Stati Uniti, viene sull'Unione Europea e trova l'Unione Europea molto impreparata. Per dirlo meglio, trova alcuni paesi molto impreparati. Succede una cosa che a mio avviso è il punto veramente critico. Uno dei punti, diciamo, dei valori fondamentali dell'Unione Europea è la coesione. Cioè l'idea che l'Unione Europea porta a uno sviluppo economico e di benessere, a un avvicinamento tra i vari paesi, tra i vari popoli, le varie regioni e non verso l'alto. Cioè quelli più poveri si sviluppano, si avvicinano verso quelli più che vanno meglio. Io dico spesso, se vedete un po' questo territorio qui, perché non bisogna fare le teorie parlando di altro, vedete un po' questo territorio qui, il Sud Tirolo e il Trentino. Quando è stata fondata l'Unione Europea, esattamente 60 anni fa, la provincia più povera del nord Italia era la provincia di Bolzano, seguita dalla provincia di Trento. La provincia di Bolzano aveva un PIL che era più basso del PIL della Sicilia, 60 anni fa. Oggi non sarà tutto coesione all'interno dell'Unione Europea, però oggi la provincia di Bolzano è la più ricca dell'Italia, seguita dalla provincia di Trento. Immaginatevi lo sviluppo di questo territorio qui con confini chiusi, senza apertura verso il nord, senza scambio economico, senza confini aperti per i turisti. Questa terra qui è un esempio bellissimo come la coesione può funzionare e funziona. Cosa succede con la crisi? Io mi rendo conto che sono un po' troppo semplice, però a volte bisogna spiegare le cose con le parole semplici. Immaginatevi 3 cittadini europei, uno a Monaco, uno a Innsbruck e uno a Padova o a Milano. E immaginatevi questi 3 cittadini 10 anni fa ed oggi. La crisi economica non ha più avvicinato quelli che stanno peggio a quelli che stanno meglio, ma li ha allontanati. Dopo 7-8 anni di crisi economica, sicuramente il cittadino di Milano, in medio, di Roma, di Atene, sta più peggio di quello di 10 anni fa, confrontato con quello tedesco o dei paesi bassi. E questo ha creato un problema fortissimo, perché il cittadino italiano va a chiedersi: ma perché? Perché così? E va in cerca della risposta, come ha detto lei, della risposta facile. È stato lei, è stato la Merkel. Sarebbe più serio e più, diciamo, giusto forse chiedersi se magari l'Italia era meno preparata alla crisi della Germania. Però un messaggio politicamente difficile
c'è un primo ministro che dice italiano, che dice o spagnolo o greco, che dice al proprio popolo: guardate, noi ci siamo nei tempi di piena, ci siamo preparati un po' male alla non piena. Non è un messaggio politico che porta voti, porta più voti dire ci hanno fregato i tedeschi o gli altri. Viene la crisi migratoria, che ha ulteriormente allontanato i paesi, perché giustamente i paesi del Mediterraneo, Italia in primis, ma anche la Grecia, che hanno questo problema da anni, che la crisi migratoria non è iniziata nell'ottobre del 2015, è iniziata molto prima. E il ministro, allora ministro agli interni tedesco, 3-4 anni fa, in televisione tedesca, sulla domanda del giornalista dire: ma perché l'Europa a Lampedusa non fa qualcosa? Il ministro all'interno di allora ha detto: perché Lampedusa è in Italia. A un certo punto migliaia di persone non sono più a Lampedusa, ma sono in Germania, sono in Austria. E c'è una reazione, purtroppo, e questo penso che sia stato l'errore fondamentale nella gestione di questa crisi migratoria. La risposta del paese più forte, e dico anche, purtroppo, forse anche il paese, l'unico paese che in questo momento ha un vero leader politico in Europa, grande leader politico, gestisce in maniera nazionale e non in maniera europea. Cioè, cerca di trovare una risposta, e il famoso Wir schaffen das della signora Merkel non era un problema, cioè il messaggio di per sé non era il problema. Il problema era che la signora Merkel in questa situazione non ha detto: sentite signore, noi abbiamo decine di migliaia di persone davanti alle nostre porte, andiamo tutti a Bruxelles, ne parliamo e troviamo una soluzione. Il problema è che il più grande ha voluto gestire da solo. E gli altri hanno detto: fai pure. Se vuoi fare, fai pure. Si è creata una crepa fino adesso non risolta. Poi è arrivata la Brexit, che è stato un po'. Cosa voglio dire con tutto questo? È chiaro che l'idea e il concetto di nazionalismo sta riprendendo piede. Io sono tra l'altro anche convinto che una delle cause di questo fenomeno è che ormai le persone che hanno vissuto il risultato del nazionalismo ormai non ci sono più. Ci manca la memoria storica. Noi viviamo oggi in una società, per fortuna, che non si ricorda più se non dai libri di storia. Perché ormai tra di noi, quelli che hanno vissuto quello che è successo nella prima metà del secolo scorso, ormai ci sono pochissimi tra di noi. Abbiamo anche, e poi ovviamente le regioni, abbiamo anche sottostimato a livello europeo e a livello degli Stati membri l'effetto politico che la crisi può avere. Noi abbiamo cercato in tutte le maniere a risolvere gli effetti economici, cercando di... c'è anche il senatore Panizza, ciao. Noi abbiamo cercato in tutte le maniere a risolvere i problemi economici che ne derivano, con l'intervento della Banca Centrale, con la rete di salvataggio, che erano tutte misure economiche, cercando di salvare la Grecia, di salvare l'Irlanda, di salvare la Spagna. Però la crisi
aveva anche un effetto politico. E noi a lungo abbiamo creduto, e adesso abbiamo capito che ci siamo sbagliati, che gli effetti politici magari rimangono ai livelli di Tsipras. Non è così. E io mi rendo conto che il paragone non è del tutto lineare, però io qualche anno fa mi sono interessato molto alla questione, ho cercato di capire come si è arrivato alla crisi economica del 1929. Se voi andate a vedere come si è arrivato alla crisi del 1929 e come si è arrivato alla crisi del 2008, 2009, vedete dei paralleli, è la stessa cosa. La crisi del 29 era molto più devastante a livello di, diciamo, di impatto sulla gente. Però la crisi del 29, e questo spesso ci dimentichiamo, ha avuto una conseguenza politica tremenda. Perché quello che è successo in Germania non è pensabile senza la crisi del 29. Il signor Hitler è stato eletto solo perché c'era il risultato della crisi del 29. Non avrebbe avuto nessuna chance ad essere eletto liberamente dal popolo tedesco se non fosse stato il risultato dell'impatto della crisi. E qualche parallelo c'è se andiamo a vedere cosa succede oggi. Io non voglio fare i paragoni, voglio essere frainteso. Però questo non è un problema solo europeo. Noi pensiamo che questa crisi delle nazioni sia un problema solo europeo. Andate a vedere cosa succede in Turchia, cosa succede in Russia, cosa è successo negli Stati Uniti. Perché il signor Trump è stato eletto? Con, come ha detto lei, con un messaggio del tutto semplice. Politico del tutto semplice. È successo, non do colpa a chi va alle urne, è successo perché c'è tanta gente che si sente in un momento di grande difficoltà. E quindi il messaggio facile a dire: immaginatevi un candidato.